Questi sono 382.459 prodotti in dropshipping e questi sono 649.774 prodotti in dropshipping. Come vedete, andiamo a scorrere, sono tutti caricati, che in software gestionale di AutoDS di cui ho parlato tante volte. Sono su DS Account per una questione strutturale, dopo ne parliamo meglio. E oggi voglio andare a parlare con te su come gestire 1 milione di prodotti. Oggi ti voglio spiegare esattamente l'unico modo possibile per raggiungere queste cifre di prodotti, i vantaggi, come li gestisco, come anche tu potresti, o forse no, se non ti impegni, arrivare a queste cifre e forse andiamo a vedere anche i fatturati di queste cifre. Ciao ragazzi, sono Daniele, benvenuto nel mio canale o bentornato. Come sai, io mi occupo di dropshipping nelle marketplace, sono manager di AutoDS, ho un'azienda strutturata di negozi in dropshipping, prevalentemente in eBay, ma lavoriamo anche su Facebook, Marketplace, su Newegg, Walmart, Amazon e la maggior parte dei marketplace mondiali, tutti in dropshipping. Oggi voglio andare a parlare con te di un'importante strategia che, se vuoi crescere nel mondo del dropshipping, devi applicare nel lungo termine e ti farò vedere come arrivare a gestire tutti questi prodotti in dropshipping, che non è assolutamente semplice, ho scontato, ci sono delle strutture da andare a seguire. Quindi rimani in questo video, che le informazioni che riceverai in questo breve video di una ventina di minuti che andremo a fare, non le troverai da nessun'altra parte, poiché non ne parla nessuno su cosa bisogna fare per strutturare il livello back-end, quindi il livello che c'è dietro ogni grossa formazione. Perché ragazzi, come dico sempre, se volete fare dropshipping, l'unico modo per farlo con successo è adottare la strategia aziendale, dovete strutturarlo come azienda, ramificazione strutturata, andarlo a organizzare in modo verticale e orizzontale per avere un'organizzazione che va sempre avanti e che non si basa su mezzucci come la ricerca del singolo prodotto, trovare la cinesata da AliExpress che puoi rivendere 3-4 volte il prezzo originale. Questo, ragazzi, non è dropshipping, questi sono i mezzucci che sono stati insegnati in questi anni e che continuano purtroppo ad essere insegnati, ma non sono fondamentalmente attività che possono andare a lungo termine, poiché non esiste il creare un'attività che poi devi chiudere dopo un mese perché la cinesata non vende più perché si è saturato. È come se tu aprissi una pizzeria e dopo un mese devi chiudere perché la pizza margherita non va più di moda. Questo, ragazzi, no, non va bene. E questo è quello che io cerco di portare in questo canale, oltre a parlare di svariati argomenti di finanza personale che arriveranno sempre più spesso, di investimenti personali, di Airbnb, se mi seguite sapete che io mi occupo anche di business Airbnb e di tanto altro. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, ma andiamo a parlare un attimo di struttura aziendale, come arrivare, perché è importante. Ragazzi, arrivare a una quantità di prodotti alta è importante per sia abbassare la tempistica di lavoro di ricerca del prodotto, che è fondamentale nel business model che andiamo ad affrontare, quindi che vi spiego principalmente in questo canale. Perché quello che penso io è andare ad abbattere il tempo e i costi di ricerca del prodotto, andare a lavorare su molti più prodotti e avere uno stock immenso su cui la gente possa sempre acquistare. Un po' come fanno anche i grandi magazzini, come fanno i centri commerciali, non so, le grosse catene, va bene? Lavorare con uno o due prodotti prima o poi satura il mercato, quindi magari spendete mesi per trovare i prodotti ideali, poi nel frattempo sono già saturati, non vendono più, o magari li trovate, funzionano un paio di mesi e poi dovete rinunciare. Cioè, non è una cosa sostenibile, va bene? Il lancio del negozio. Ormai in Italia, anche all'estero più che altro in America, nel mercato americano qualche anno fa, in Italia ancora si tira la cinghia su questo discorso. Ho lanciato un nuovo e-commerce, cioè li lanciano come patatine, non come attività, non vengono adattate come attività vere e proprie.
cioè non è che ti alzi e apri un negozio ogni mattina. Mi sembra una cosa chiara, e chi mi dice il contrario, vabbè, non ci dilunghiamo. Quindi è una questione di strategia, perché ovviamente quando abbiamo un milione è in questo caso, ma potremmo averne magari 10.000, 5.000, va da sé che averli in rotazione, averli soprattutto nei marketplace come eBay, Etsy, Amazon, dove il traffico è gratuito, arriva quindi traffico gratuito, andiamo ad abbattere sia il tempo di ricerca del prodotto, ma andiamo ad abbattere anche i costi, perché non dobbiamo fare advertisement, non dobbiamo portare traffico nel negozio. Ora, non sto dicendo che magari il dropshipping con sito proprietario usando piattaforme tipo Shopify non sia valido. È valido se lo facciamo per la costruzione specifica di brand. Io me ne sono occupato di Shopify in passato, attualmente non me ne occupo, non mi interessa fare questo genere di attività, anche perché siamo in continua crescita sia con i negozi sia con le altre mie attività, quindi non avrei tempo materiale di avventurarmi in creazione di brand attualmente con Shopify. Quindi abbattiamo questi due ostacoli maggiori, traffico e ricerca del prodotto. Non ci resta altro che poterci concentrare sulla struttura aziendale e poter crescere all'infinito, potenzialmente. Perché se io non ho più il problema della ricerca del prodotto e non ho il problema di budget, di advertisement, non c'è nulla che mi blocca per crescere, crescere, crescere. Poi, ovviamente, ragazzi, ci sono dei limiti. Si deve conoscere la piattaforma, si devono avere più account, è ovvio. Però gli ostacoli maggiori, più comuni, traffico e ricerca del prodotto, vengono abbattuti. Andiamo a vedere un attimo un po' di struttura preparato qui in questo bel foglio. Io, ragazzi, non ho appunti preparati, come vedete qua ho scritto proprio 2, 4, 5 parole per ricordarmi più che altro gli argomenti, ma io non ho appunti script, non monto, come vedete, non faccio montaggi nei miei video, se non a volte qualche sigla o qualche suono così, perché non sono uno youtuber, non mi interessa fare intrattenimento, mettere pop-up e rendere visivo. Io quello che mi interessa è trasmettervi le informazioni di valore che è difficile nel mercato italiano da trovare, nel mercato del dropshipping principalmente, anche di finanza personale, perché semplicemente molte cose non vengono trattate, e non dico che non vengono dette chiaramente, ma non vengono proprio trattate, ed è una cosa che non si può fare. Quindi, ragazzi, la strategia abbiamo visto, quindi avere molti prodotti cosa comporta, quindi andiamo a organizzarci così. Che è un po' storto, ma ci capiamo. Quindi, strategia: molti prodotti uguale poca ricerca del prodotto e traffico potenzialmente gratuito e infinito. Ok, ovviamente ripeto, questo non si applica a siti proprietari che usano Shopify, WooCommerce o in generale che non abbiano fonte di traffico gratuita. Potreste usarli per TikTok Shop, per esempio, Instagram Shop, okay? Ci sono tantissimi marketplace. Quindi, per arrivare a un milione di prodotti, vi serve la strategia. Come arrivare a livello di negozi? Vi serve una capacità di negozi. Cosa significa, ragazzi, capacità di negozi? Significano due cose, due o tre cose, vediamo un po'. Limiti di vendita. Se utilizzate, ad esempio, eBay, avete dei limiti di vendita e quindi, arrivato a un certo punto, non potrete più mettere articoli. Quindi vi serviranno sempre più negozi per poter scalare. Ad esempio, invece, Etsy ha una capacità limitata al costo, perché ogni inserzione su Etsy mi sembra che è 20 o 24 centesimi, quindi se mettete 1.000 annunci sono 240 euro. È ovvio che qui la capacità di negozi dipende dal vostro budget. Amazon invece ha dei requisiti di approval, richiede l'approvazione
vi chiede di fare l'approvazione dei prodotti o chiede i requisiti che dovete dimostrare per ogni prodotto, quindi la capacità è determinata dal tempo e dai requisiti che avete per i prodotti. Quindi ogni macchia presa ha la capacità. Poi ci sono macchie prese, ad esempio Facebook, dove la capacità è infinita e poi quindi potenzialmente non avete nessun blocco. Quindi ragazzi, è importante anche da capire su questo punto, vedo solo testo, che è importante da capire che non c'è solo un discorso di capacità. È importante che avete tanti negozi per arrivare a questo genere di numeri per diversi motivi. E questo non si applica su eBay, ma a qualsiasi marketplace volete andare a colpire. È qualsiasi mercato, quindi italiano, americano, tedesco, non importa, dove volete andare a vendere. Dovete avere tanti negozi per proteggervi dalle sospensioni, dei blocchi e delle restrizioni. Ragazzi, le sospensioni, le restrizioni non dipendono dal dropshipping. Semplicemente esistono nei marketplace e come esistono nei conti bancari. Io ho fatto per un anno fa un video, 2 anni fa un video su Revolut e mi ha bloccato i soldi, quindi la banca mi ha bloccato il conto bancario per un paio di mesi. E questo accade più spesso, cioè le persone medie, ragazzi, non capiscono che i blocchi e le restrizioni capitano, pensano che non capitano a loro e pensano che a chi capita perché fa cose illegali o strane, semplicemente perché non hanno movimentazione. Se tu non hai soldi o potenzialmente sei un omino normale, quindi lavori, non lo so, fai l'impiegato, ricevi lo stipendio tutti i mesi, normalmente li spendi sul mercato della benzina, difficilmente la banca ti blocca il conto, ok? Ma se sei una persona che viaggia spesso, che va in 2 mesi, in 3-4 paesi diversi, in 2-3 valute diverse, che spendi molto ogni volta che sei in giro, quindi spendi ogni giorno valute diverse, poi fai acquisti online, valuta qui, acquisti in America, acquisti in Australia, poi vai a Dubai, vai in Spagna, vai a Londra. È ovvio che una banca prima o poi ti blocca il conto. Poi farò un video dedicato su come proteggersi da questi fattori. La gente che fa una vita più o meno normale non comprende questo perché le banche non hanno motivo di bloccare, però è ovvio che ci sono blocchi di sicurezza, blocchi antiriciclaggio, compliance europee, cioè ci sono tante cose che purtroppo se non ci passi non lo capisci. E lo dimostra il fatto che io oggi, dopo 2 anni, ricevo tantissime email sul blocco Revolut per chi ha bloccato, per chi ha bloccato. E la stessa cosa si applica ai negozi. Chi vende un oggetto da casa, anche se ormai marketplace come eBay sono molto restrittivi anche per chi fa un utilizzo normale, possono incappare in restrizioni, quindi c'è anche un fatto di protezione. Poi c'è un altro fatto: i marketplace vogliono progressività. Significa che tu non puoi passare a vendere da 100 euro a 10.000 euro al giorno. I marketplace questo non lo accettano, o perlomeno cominciano a metterti restrizioni, magari sospenderti, magari chiederti documentazione, è un semplice motivo perché non è una crescita da 100 a 10.000 naturale, non è una cosa organica, non è una cosa che capita all'attività normale, okay? Sono gli algoritmi che ti bloccano perché la maggior parte dei venditori non fa questi salti di volume. Quindi è importante avere tanti negozi anche per una questione di diversificazione, di spread, di dividere, perché di confluire le vendite su diversi posti. Quindi torniamo al nostro schema, quindi limiti di vendita, aggiungiamo protezione, diversificazione. Ok, ovviamente questo comporta, non so perché non c'è il rosso, comporta una, o forse questo è il rosso, anche essendo più un rosa scuro, va bene. Comporta un aumento dei costi, va bene? È ovvio, ragazzi, che per avere il vantaggio di limiti di vendita più alti, di protezione e diversificazione, aumenta dei costi. Più ci suddividiamo, più i costi di gestione aumentano. Perché aumentano? Vabbè, ragazzi, ci vogliono più infrastruttura hardware, più
personale, più tutto. Bene, è ovvio se un posto invece di uno o due non raddoppiano i prezzi, però ci siamo. Struttura aziendale, ragazzi, non potete arrivare a 1 milione di prodotti, ma nemmeno a 300, ma non so che lì, cioè, dovreste cominciare a strutturarvi il prima possibile. In sostanza, mettiamola così. Struttura aziendale, cosa significa struttura aziendale? Collaboratori o assistenti virtuali. Chi sono gli assistenti virtuali? Assistenti virtuali sono persone che lavorano prevalentemente online in svariati ambiti e che solitamente sono in posti a basso costo, quindi potete assumerli per lavorare per voi a un basso costo di produzione. Bene, Amazon che assume gli indiani, ci siamo capiti. Poi io non vedo molta distinzione tra collaboratori e assistenti virtuali, ovvio, però se avete bisogno di persone più qualificate, non a livello capacitativo, perché ci sono assistenti virtuali molto in gamba, però è ovvio che a un certo punto dovete pagarli di più se volete cose che fate di più, ma per la gestione normale dei negozi, assistenti virtuali vanno benissimo. Quindi poi dividere in diversi dipartimenti. Bene, non potete avere 1 milione di prodotti e fare certi fatturati senza una struttura aziendale che comporta il dividersi in diversi dipartimenti. Cosa sono diversi dipartimenti? Customer service, ok, orders, fulfillment, risk analyst, finance, cerca sviluppo. Scusate, ho usato un po' l'inglese qua per abitudine, servizio clienti, analisi, rischio, evasione, ordini, finanza, servizio clienti, messaggi, resi, quant'altro, evasione ordini, chi manda gli ordini, chi si rapporta con i supplier, in base al supplier che utilizzate, chi mette i codici di tracciabilità, anche se molte cose si possono automatizzare con i software, analisi rischio, controversie, metriche, quant'altro, finanza, contabilità, ricevute, fatture, quant'altro, ricerca e sviluppo, trovare nuovi account, costruirli, crearli. Ora, ovviamente, ragazzi, alcune cose potete farne a meno, altri no. Servizio clienti, evasione ordine, non potete farne a meno a un certo livello. Questi magari sì, quindi sta a voi come volete strutturare e soprattutto quanto volete crescere. Struttura hardware. Struttura aziendale, ci sarebbe molto altro di cui parlare. Aggiungiamo conti bancari, carte di pagamento, come volete fare certi fatturati se non avete tante carte, diverse carte di pagamento, diversi conti bancari, o se non avete le carte, perché ragazzi dovete voi capire che poi si va ad avere diverse difficoltà durante la crescita, che un venditore amatoriale, un venditore a basso volume, una persona che non vende, non ha idea. Voi dite sì, io voglio arrivare a fatturare mezzo milione al mese. Mezzo milione al mese, togliendo il margine di commissioni e il vostro profitto, significa acquistare, non so, 380.000 euro al mese di oggetti, quindi che dovete pagare i fornitori. Come li pagate? Cioè, voi avete una carta di credito, di debito prepagata che vi fa fare degli acquisti di 10, 13, 12.500 euro al giorno? Io non ce l'avevo quando ho iniziato. Voi ce l'avete? No. Quindi è ovvio che dovete avere una struttura per di crescita, non c'è solo il vendere, dovete avere i mezzi per poter vendere e poter gestire la cosa. E poi soprattutto
volete basarvi solo su una carta, quanto pensate di poter andare avanti con una carta prima che la banca vi blocca la carta e vi chiede sorgente dei soldi e vi chiede documentazione varia? Non andrete molto lontano. Allora, se la banca vi chiude la carta per controllare la documentazione, perché non è che vi chiedono la documentazione e vi fanno pagare, intanto vi bloccano, poi vi chiedono la documentazione e poi forse vi sbloccano. Possono passare anche me. Nel frattempo voi come continuate? Quindi non vi serve una carta. Dovete avere quella di backup. O meglio, dividere la spesa su tante carte. Ok? Ci sono tante cose, ragazzi, da considerare. È stesso argomento sui conti bancari. Quindi struttura aziendale, conti bancari, carte di pagamento. C'è tanta roba qui da dire. Va bene, non voglio fare poi video di un'ora, non ho idea quanto tempo già siamo, 23 minuti, ok. Struttura hardware. Ragazzi, è ovvio che poi arriva una struttura hardware, ma dovete creare delle infrastrutture, servers, che voi non potete tenere poi tutti i negozi nello stesso computer, perché rischiate se ve ne sospendono uno, vi sospendono gli altri. Ma al di là della sospensione, se voi avete tot negozi nel computer, poi qua i vostri collaboratori o assistenti virtuali come ci accedono? Devono avere accesso. E che fate? Poi fate accedere i vostri negozi ai filippini o agli indiani? No, dovete avere una struttura dei server che possono essere raggiungibili da tutti i collaboratori. Vi servono i proxies, ok? Vi servono i numeri di telefono. Tutti questi negozi devono avere i numeri di telefono, verifiche SMS e quant'altro, no? E questi numeri di telefono dovete mettere nel vostro telefono, cambiate la SIM. Io all'inizio cambiavo le SIM, e sì, però sai che sbattimento, soprattutto poi le SIM scadono, quindi magari non la usi un anno, poi se è scaduta non puoi accedere più all'account e l'hai perso. Quindi vi serve una struttura per i numeri di telefono. Softwares, quindi software per il monitoraggio dei prezzi, per il monitoraggio dei fornitori, per i codici di tracciabilità. E quant'altro, ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Ora, ovviamente, non mi viene in mente tutto, ci sono tante altre cose. Budget, forse. Perché forse, ragazzi? Per un semplice motivo. Andiamo a parlare un attimo di questo, di budget. Ho messo forse perché se arrivate a un certo livello, quindi di prodotti, è ovvio che avete già un cash flow che sta andando. Perché non esiste che voi iniziate domani e avete 1 milione di prodotti, ma nemmeno 10.000. Quindi il raggiungimento di una cifra del genere fa parte di un piano di crescita progressivo che avete già affrontato quando arrivate a questo livello. Quindi il budget a quel punto non ha più un motivo di essere nominato, perché se siete arrivati a quel livello avete generato un cash flow sia di profitto ma sia anche di denaro circolante che vi ha portato al livello di avere tutti questi prodotti e quindi non è più molto rilevante in quanto siete già là. Se invece dobbiamo metterlo sul fattore di partire, ragazzi, quando mi mandate le email, che voglio anche scusarmi se non tutti ricevono risposta, semplicemente perché le email, se mi mandate email, ehi, aiutami a fare. Io le cestino. Innanzitutto salutate quando mandate un'email, che quelle che leggo io, a volte le leggo io, cioè mandate ciao, mi aiuti. No, ragazzi, io se mi. Intanto vi presentate e spiegate la vostra situazione, poi ragazzi, io non sono qui a rispondere a tutte le richieste di aiuto. Quando posso rispondo, però è ovvio che le informazioni gratis a un certo punto hanno un limite. Però il discorso qual è? Se non avete budget e mi dite ragazzi, io ho 50 euro, 100 euro, 200 euro, come faccio a iniziare? Non iniziate, andate a lavorare, accumulate più soldi e iniziate, perché non potete iniziare. Ah, ma i marketplace, il traffico è gratuito? Sì, il traffico è gratuito, però quando voi ricevete un ordine e il marketplace vi paga dopo 3 giorni, 4 giorni, Amazon paga dopo 21 giorni o 26, qualcosa del genere, voi gli ordini dovete pagare, cioè dovete avere il denaro circolante, come fate?
Poi se dovete pagare un software 30 euro, 50 euro, non pagate, non volete, addirittura la gente non vuole. Ah, io ho il trial del software di 10 giorni, come faccio a fare i soldi in questi 10 giorni per non pagare così entro e poi pago il software? Ma voi lo capite che sono cazzate queste che state dicendo? Ma no, non ci da me per infrangere i vostri sogni, ma non potete iniziare un'attività, ok? Chi vi fa queste promesse sono quelli che vi vogliono vendere il corso, il corsetto, e vi dicono: potete iniziare senza soldi. Queste sono cazzate, non esiste. Okay? Gli unici soldi che spenderete saranno per il corso. Qualsiasi attività, sono davvero pochi i casi in cui si inizia senza budget. Io quando iniziai avevo il budget personale, avevo qualche milione di euro, non parliamo di cifre tante. Esagerate, ma non l'ho mai toccato quando ho iniziato. Uno, perché usavo la carta di credito, quindi pagavo il mese dopo. E non vi consiglio di farlo. Io usavo la carta di credito, ma avevo capitale che da poter utilizzare. Ma capitale, potevo coprire il costo della carta di credito. Però erano altri tempi, 6 anni fa, ok? 6 anni fa era molto più facile monetizzare. Oggi è più difficile, inutile come agitiamo. Oggi è più difficile monetizzare, semplicemente perché è così. Il mercato è più competitivo su qualsiasi tipo di attività, su qualsiasi business, ma non vuol dire che non si può fare, significa che vi dovete formare e dovete fare le cose in modo serio. Se prima potevate giocare, oggi non potete giocare più, vi dovete impegnare ovviamente sotto e applicare i giusti principi e soprattutto strutturarvi, come abbiamo visto. Questo è fondamentale. Ora, io non voglio dire che senza budget non potete iniziare, magari se avete poco, potete iniziare. Se avete 200 euro, 100, potete assolutamente iniziare con un giusto business model, ma rimanete a un punto di gioco, cioè quanto potete fare? Qualche centinaio di euro al mese, quindi deve circa. Però ovvio, se volete arrivare voi a fare milioni l'anno, o volete arrivare a fare qualche decina di migliaia di euro di fatturato, dovete avere denaro circolante, perché anche se fate 50.000 euro di fatturato al mese, dovete pagare gli oggetti. Il marketplace vi paga ogni 3 giorni, quindi dovete avere quei 7-8.000 euro circolanti. Quindi non è che non potete iniziare, ma dovete capire il vostro livello e capire che se non andate a incrementare, ne metterla. Io, per esempio, ho poi investito sempre tutto sui negozi, sulla struttura, quindi ho incrementato sempre di mese in mese, ed è quello che vi consiglio. Se iniziate a basso budget, comunque sai, iniziate a basso budget, iniziate piano piano, reinvestite tutto e in un annetto, in 6 mesi, non so, 4 mesi, in quello che sia, andate a crescere e crescere. Bene, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché nei prossimi video andremo a vedere anche quanto fatturano 1 milione di prodotti. Vi consiglio di non perderlo perché sarà molto interessante. Ci sono anche delle cose interessanti da andare a vedere. Ragazzi, grazie a tutti per seguirmi. Ricordate di mettere anche mi piace, così mandiamo avanti i video e molta più gente li può trovare. Ciao ragazzi, alla prossima.